Subsol amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Danai e oggi torniamo con The Zodiac Challenge. Ragazzi, c'è qualche piccola novità, eccola qua, ve la mostro, la novità è la casa. Sì, la nostra cara Dalia ci ha portato un bel po' di soldi e questa volta ce li teniamo. E ho costruito questa casetta. Ci siamo spostati dal centro di Windenburg, venendo più verso la zona di campagna, perché immagino che lui con due bambini preferisca una zona più verdeggiante, spazi aperti, perché comunque a lui piacciono gli spazi aperti. E questa è la casetta vista da fuori, esternamente. Tanto adesso comunque la vedremo giocandoci, per cui non c'è tutta questa fretta. Comunque spero che vi piaccia. Io ci ho perso molto tempo a farla, mi ci sono impegnata e quindi mi auguro che vi piaccia. Allora, lui deve lavorare da casa quest'oggi. Rimetto, scusatemi, le luci automatiche, tutte le luci. Vediamo cosa dovrebbe fare. Diventare fiducioso e pronunciare un discorso fiducioso nei quartieri alti. Ok, bene, lo faremo, ma lui ha fame. Chi ha meno su una trattina? Mamma mia, tu devi assolutamente andare in bagno, tesoro. Ragazzi, qui le cose tra Zach e Dalia procedono davvero molto velocemente, procedono alla grande. Sì, il materasso sarebbe la coperta. Bellissimo, ok, va bene. Questa animazione un po' sfasata del materasso è fantastica, ma vabbè. Lei si era vestita sexy ieri sera, vedete, perché insomma doveva sedurre il suo compagno. Guarda lui come ci segue anche in bagno, deve venire a controllare tutto. Dai, mica ti vergognerai del cane, Dalia. Tra l'altro lui ha in mente una cosa speciale, vorrebbe prendersi un giorno di vacanza, cioè qualche giorno di vacanza, andare magari a Sulani. A parte no, non fare la doccia ancora, però cambiati, mettiti qualcosa di più appropriato per i bambini anche. Pure in pigiama, però insomma. Poi mi vieni qua a preparare del caffè e anche la colazione. E mi fai delle uova e toast. Ok, tesoro, lavati pure. Zach sta ancora dormendo e in tutto ciò si sta facendo anche la maschera. Buongiorno cucciolotto, mi sa che stai andando a scuola. Sì, svegliati di andare a scuola anche tu. Fantastico, i bambini toddler che vanno all'asilo da soli. Va bene, sono molto molto indipendenti, come possiamo ben notare. Quindi va bene, ma tu non importa che stai qui a fare la guardia alla macchinetta del caffè, puoi cucinare. Oddio, ti ho detto vestiti per essere guardata dai bambini, ma in realtà anche così non sei proprio appropriatissima. Bene, sì, forse è il caso di metterle un outfit in più per stare in casa, ecco, giusto per non essere completamente nuda davanti a due piccoli pargoli. Lei secondo me, guardatela qui, si sta impegnando molto in questa relazione. Perché lei è molto felice, diciamo che lei, come ha visto Zach, ha subito provato qualcosa, le è piaciuto subito a pelle. E le cose sono andate veramente veloci, perché secondo me è accaduto tutto nell'arco di un mese, nemmeno, cioè pochissimo tempo, loro in un mese sono andate a convivere. Hanno fatto molto veloce, Zach è anche un po' stranito da questo, perché dopo l'esperienza con Yasmin non credeva neanche lui di... Buongiorno, eh? Non credeva neanche lui di riprendersi subito, cioè meglio di ributtarsi a capofitto in una relazione in così poco tempo. E invece in realtà così è stato, quindi ora siediti, magari esprimi l'affetto. Buongiorno tesoro. Raccontale anche un aneddoto divertente. Anzi, entusiasmati per il pasto. Cavolo, sei stata bravissima, questo toast lo hai tostato a meraviglia. Ci vuole proprio una grande abilità per tostare del pane, sì. Oggi è autunno ed è un po' nuvoloso fuori, anche un po' fresco. Però vabbè, tu mangia, tu che hai fatto, amore? Parla con lui, anche lei deve lavorare. Io direi che la mandiamo al lavoro, lei è normale. Sì. Parla della temperatura fresca, secondo me lei ama più il clima caldi. Discute dell'abito, che lei comunque, ragazzi, è un influencer di stili, non ricordo se ve l'avevo detto.
Siamo arrivati nei quartieri alti. Io ho approfittato dell'occasione per portare con me anche. Pronuncio un discorso fiducioso da esperti, va bene. Per portarmi anche Marcus e Travis, così da aumentare anche la barra dell'amicizia con loro. Dai, vediamo se va bene questo discorso. Sì, per lui sarebbe stato comodo vivere nei quartieri alti, però. Non mi piacciono in realtà, cioè, è il quartiere di San Myshuno che mi piace meno. Chiedo scusa per i rumori di sottofondo, c'è cioè, tra l'iPhone che mi dice l'ora di andare a letto perché sono le 1:30 e i messaggi che ricevo sul telefono personale, cioè auguri. Comunque veramente non ci sta cagando nessuno, sono molto felice di questo. Grazie Giuliana, che ancora ci scrive, ma d'altronde siamo rimasti in buoni rapporti con Giuliana, la nostra ex amante. Abbiamo terminato il discorso, finalmente, nessuno ci ha calcolato, però dovremmo comunque aver completato, infatti, la nostra, insomma, il nostro, ce la faccio a dirlo, obiettivo. Mi piacerebbe che lui eseguisse una sessione di yoga. Anzi, prima di seguire una sessione. Perché non viene a giocare, a fare tiro di allenamenti insieme con i tuoi, con Travis e Marcus? Dai, promuoviamo anche le politiche, già che ci sa, che ci siamo. Guardalo quanto è bravo, facciamo anche delle vane promesse. Imparalo a conoscere, perché qui ragazzi dobbiamo assolutamente diventare amici. Adula, lo va? Ed eccolo qua, il nostro caro Zach. Ho avuto un lapsus, oddio. Che si allena con lo yoga. Dai, che devi diventare bravo. Devi raggiungermi il livello 10, quindi datti da fare. Te potresti fare. Fare una ricerca sulle storie. Va bene, fare una ricerca sulle storie. Ok, siamo a casa. Cura del bebè cambia il pannolino perché la nostra piccola Maribel ha il pannolino un po' sporco. Tesoro, ce la puoi fare, dai, non è niente di così terribile. Cura del bebè cambia il pannolino. Non ce la facciamo, va bene. Allora, guarda, andiamo in casa così magari ce la fai. Vai qui, vieni qui anche tu. Magari, guarda, no, non metti giù niente, nessuno. Pulisci i piatti vuoti, guarda, che c'è uno schifo in questa casa. E tu, a differenza di Marissa, non ti puoi permettere certo il cameriere. Allora, vediamo come stanno i piccoli. Lui ha sonno. Stai facendo? No, non dormire proprio, fatti solo un pisolino. Fai un pisolino, sono le 15:45, dormire è un po' troppo. E anche lui ha il pannolone sporco e ha bisogno di un bagnetto. Bene, quindi fai un bagno alla piccola, poi mi fai la cortesia di cambiare il pannolone a tuo figlio. Se ti scavi, ecco, grazie. Cura del bebè, cambia il pannolino. Che vuoi, Jasminder? Cosa? Non voglio vedere se l'atmosfera si scalda con te, Jasminder. Non avertene a male, ma non mi interessa proprio la cosa. No, non usare il pannolino. Lei è tornata. Dai, cambia il pannolino al tuo piccolo cagottone. Vabbè, c'è da fargli un bagno, mi sa, eh? E allora fai un bagno con la schiuma a Mattias. No, non puzza più. Vabbè, però faglielo lo stesso. Mentre lei verrà qui un attimo ad occuparsi della piccina. E anche Meredith Biggs. Se stai creando, se mi piacerebbe, ci trovassi da qualche parte. No, Meredith, abbia pazienza. Allora, lei come sta? Vediamo. Ha un po' fame, quindi direi di darle da mangiare. Metti Maribel giù qui. Bene. E poi le dà la bevanda, le diamo dell'acqua. E le dai anche il cibo e le dai dei piselli, dai. È lui che puzza più che altro. Prima di farti una bella doccia. Lei invece dovrà provarsi qualche abito.
Prova il nuovo abito. Lei ha fatto shopping oggi perché Zack stasera con lei vuole andare in qualche parte di speciale, ma nemmeno così. No, sono agghiaccianti, guarda, non ti voglio dire. Lascia stare, ti vesto io. Eccoci, siamo proprio ragazzi al... Ragazzi, mentre lei è qui che prova mille miliardi di abiti, lui verrà da lei. Intanto io direi però di spedire i bambini da sua madre. Fingiamo che stasera stiano a casa con la madre, perché effettivamente i bambini oggi mi sono un pochino d'impiccio. Quindi spediamo Weekend with Yasmin. No, lascia stare, a questo punto non mettere più nessuno nel seggiolone. Maribel, e poi spediamo Weekend da Maribel anche. No, 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 non deve andare. No, deve andare da... No, non lo posso mandare da lei. Ma come? Maledizione. Ma come no? Vabbè, raga, lo spedisco da Don Lotario, cioè da Marcus, anzi, scusatemi. È che me lo devo cavare anche lui, non posso. Via, fuori anche lui. Bene, siamo soli. Lui andrà da... Che ci fa lei qui da me? No, vabbè, raga, ma tranquilli. Venite pure in casa mia come se non ci fosse un domani. Cioè, vattene. Lui verrà da Dalia, che non so dov'è. Dice, ma l'hai trovato? Vabbè, non so chi lo... Non so con chi ho mandato il bambino. Vabbè, vieni qua. Mi sta chiedendo, allora, hai trovato niente in camera? Beh, cosa dovevo trovare? Beh, fa lui, c'è una scatola che è per te. Una scatola per me? Stai scherzando? Ho fatto, no, no, assolutamente. Fa... Vai a guardare meglio. E lei va, andrà e scoprirà che c'è un vestito per lei. E ragazzi, lui adesso, lei e lui se ne andranno, tu. E lui l'ha portata in questo bel ristorante. E si complimenterà con lei per l'aspetto, perché dice, cavolo, sei veramente molto molto bella. Dalle un bacio, baciala sul collo, va. E poi andiamo a chiedere un tavolo e ceniamo. Perché lui, ragazzi, oggi ha un piano, ha un programma che ve lo sarete già immaginato e tutto è collegato al suo capriccio, che ve lo ricordo, sposati con Dalia. Quindi, raga, dobbiamo farlo assolutamente. E adesso, ragazzi, romanticherie a spiano, a forza, quindi esprimi amore for Dalia, assolutamente. Poi, secondo me, Dalia sa della storia, no? Che ha tradito sua moglie, quindi lui sta cercando anche un attimo di rassicurarla sul fatto che con lui, con lei non lo farà mai, che purtroppo con sua moglie non era la moglie, la sua ex compagna, è andata in quel modo, ma solo perché purtroppo non, cioè, purtroppo ormai, ora per fortuna perché ama i suoi figli, ma lui si è continuato la storia con lei solo per quello, per i bambini. Quindi vabbè, lei si era su quello, lei si fida. Dai, raccontagli anche tu, fai qualcosa di romantico. Esprimi anche tuo amore per Zack. Poi, facciamo ancora. Esprimi affetto. Poi facciamo. Ecco, offri una rosa. Sì, lui l'avrà comprata una rosa. L'aveva comprata per Yasmin, figuriamoci se non l'ha comprata Dalia. Quest'amore per te. Per esaltare la tua bellezza. A questo punto, già che siamo in piedi, ne approfitti e le dai un bel bacio appassionato. Credo ci stia arrivando il cibo, sì. Le dai un bacio appassionato, poi ci sediamo a mangiare? No, va bene, allora sediamoci a mangiare e basta. Glielo darei dopo. No, questa foto. Devo farla, che lei così, cioè no, è bellissima, mi piace veramente molto. Dalia è un po' particolare, l'ho fatta un pochino strana, però mi piaceva così, devo dire la verità. Spero che piaccia anche a voi. Mangio il piatto sperimentale, dai.
Cioè, bello che parli, ma mangiate anche. Buono, ragazzi. Mi sembrano tutti molto felici, quindi bene. Allora, dobbiamo fare dei commenti sul cibo, quindi assapore e sapori, bene. Poi facciamo anche una conversazione profonda. Un'altra conversazione profonda così almeno facciamo anche quella cosa, ma non abbiamo più domande sulle opzioni per il cibo, state scherzando? Mangia per favore, anche tu mangiatelo. Le sta piacendo, sembra. Amichevole, per caso riescano fuori un po'. Gustati la natura deliziosa della cucina, proviamo a farlo fare anche a lei, giusto per farle aprire bocca, se non parla. Commenta i sapori audaci, dai. Ti piace questo ristorante? Amore, cosa ne pensi? Oh, sì, è tutto così buono. È un sapore così audace. Oh, ne sono molto felice. Ho sentito che palato sopraffino. Dibatti, queste strutture del cibo è molto forte. Tu cosa ne pensi, cara? Vabbè, basta. Almeno lei ha finito di mangiare, è già qualcosa. E io direi che a questo punto, fammi prendere lui, romantico, le dai questo bacio appassionato, muoviti a finire anche tu. Cioè, non ho mai visto uno mangiare così lentamente. Dai! Non star lì ad inalare gli odori, mangia! Oh, finalmente. Vieni qua, andiamo a baciarci in collo a questa tizia, Jade Scott. E adesso però c'è una cosa importante da fare. Accarezzale la guancia. Fai il baciamano. Stringila. Poi facciamo, prometti di essere fedele a Dalia. E per finire, proponi le nozze. Che belli che sono. Dai, cosa dirà? No, devo fare una foto, un momento da immortalare. Che faccia a sciocchino, però. No, che bellino, se non c'era questa a rovinare tutto, ti puoi cavare. Maledetta te, devi star qui, sei invidiosa? Mi sa di invidiosa la ragazza, vabbè. Dalia si è fidanzata ufficialmente con Zachary, ancora però non possiamo sposarci, ve lo ricordo, perché lui si può sposare solo quando diventerà adulto. Però io direi che possiamo già organizzarlo l'evento. Aspetta. Di chi è il compleanno di Zack? Sì, infatti. È Natale, il giorno d'inverno, sì. Ora, proprio per Natale, non mi sembra il caso. Vi sposerete questo giorno, quindi aggiungi un evento e faremo le nozze. Cioè, guarda ragazzi, mi metto per l'avanti, cioè. Aaron e Jasminder, tra l'altro lui è amico di Aaron, ora che ci penso. Jasminder l'ha chiesto un appuntamento, cioè voleva tradire il marito con lui. No, a questo punto lui però deve parlare con Aaron, perché non può permettere che stia con una donna del genere, cioè anche lui ha tradito, però penso sia giusto che lo sappia. Invitare Giuliana non lo so, è un'amica, però come la prenderà lei? No, dai, per rispetto a lei eviterei Summer Elmore, sì, Connor Elmore, inizierà alle 10. Bene ragazzi, abbiamo l'evento. Avranno tutti questi giorni per organizzarsi, però intanto l'evento c'è. Quindi direi che possiamo andare a casa e festeggiare a dovere nello stanzino. Allora, prima di tutto lui deve andare in bagno perché mi schianta la vescica. E prima di festeggiare, so che è poco romantico, però. Oddio, lei puzza.
Vabbè, lei sta puzzando, ma fa niente, venite a fare, fichi fichi. Ciao cucciolotto, sì, dopo ti faccio fare una doccia, promesso. Ma non andare a prendere il caffè adesso. Fai fichi fichi con Dalia. Posa il caffè. Quanto sei? Tanto dopo vai a dormire. Oh, l'ardore questo. Mi sembra giusto. E con questo momento io direi che ci possiamo salutare. Andrò un pochino avanti per conto mio, magari. Giocherò un po', non farò cadere niente di che. Se accadesse qualcosa, tornerò subito immediatamente a registrazione. Io però intanto spero che l'episodio vi sia piaciuto. Spero che vi faccia piacere sapere che Zack e Dalia sono promessi sposi, anche se ancora un po' manca. Io vi do appuntamento alla prossima volta con un nuovo episodio della Zodiac Challenge. Vi invito a lasciarmi un like e un commento se questo episodio vi è piaciuto. E vi ricordo di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati su tutte le mie novità. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Subsul!